Com'è andata la Fiera di San Nicola 2023? Allora, siamo stati fortunati dal tempo. Il tempo è stato molto favorevole per noi espositori. L'afflusso di gente è stata tantissima. Le vendite sono proporzionate al periodo che stiamo vivendo generale, quindi non sono state proporzionate per le persone, per la molta affluenza che c'è stata. Sono un pochettino in calo, però i conti li facciamo stasera, siamo qui, tutti gli anni ci siamo e ci saremo pure il prossimo anno. Come ha preso questo format a 4 giorni? Bene, secondo me bene, perché offrire la possibilità di lavorare un giorno in più in questo periodo penso che sia una cosa positiva. Ma meglio o peggio rispetto all'anno scorso? Siamo sugli stessi standard, diciamo, anche se c'è un giorno in più, sugli stessi standard. L'importante è che la fiera attiri gente, la gente l'ha attirata e cerchiamo di essere positivo in un momento dove tutti vediamo negativo. È andata abbastanza bene, gente tantissima come al solito, e quello che mi colpisce è che tanti clienti, anche se è passato un anno, ritornano sempre agli stessi posti, specialmente quanto dai prodotti di qualità a prezzo buono, contenuto. Da 40 anni frequenta questa fiera, com'è cambiata nel corso degli anni? Prima era un po' più arranciata, cioè nel vecchio senso non era più in ordine come adesso, ci si arrivava, chi prima arrivava si piazzava, così. Io parlo degli anni fine anni 70. Sono un po' le spese che sono un po' troppo alte, molto molto alte. Come è andata la Fiera di San Nicola 2023? Allora, la Fiera di San Nicola è andata abbastanza bene, adesso dai, oggi è l'ultimo giorno, comunque siamo contenti. Le vendite come sono andate? Bene, dai, sono andate abbastanza bene. Sì. C'è curiosità nei confronti di alcuni prodotti che qui, insomma, qui a Pesaro quando non si trovano? Certo, sì, ogni anno noi mettiamo prodotti nuovi, quindi c'è sempre un po' di curiosità nei prodotti, però sì, dai, la gente risponde bene. Un bilancio meglio o peggio rispetto all'anno scorso? Diciamo uguale. Uguale, va bene. Adesso oggi vediamo, però sarà uguale. Il tempo è stato favorevole, afflusso di gente diciamo che è stato buono, quindi una buona fiera fino adesso. Speriamo di concludere anche oggi in maniera decente come gli altri giorni. Meglio o peggio rispetto agli anni scorsi? Dalla mia parte direi meglio. Aumentano i costi, come avete affrontato questa problematica? Purtroppo i costi aumentano un po' dappertutto, quindi il rincaro va un pochino sul cliente finale, però non è solo per Pesaro, è proprio un discorso generale di rincaro dei posteggi. Com'è andata l'esperienza in fiera quest'anno? Non è stata molto positiva, però tutto sommato discretamente è andata benino. Meglio o peggio rispetto agli anni scorsi? Peggio agli anni scorsi. Ogni anno si va sempre calando in peggio. Per quale motivo secondo lei? Beh, un po' perché la gente ha molte spese in casa, un po' perché l'aumento delle bollette e quindi spende di meno. Aumentano anche i costi dell'affitto, come avete affrontato questa problematica? Sì. Paghiamo più spese, i costi dell'affitto aumentano, costa troppo fare una fiera perché alcuni di noi vengono da lontano e quindi bisogna andare in hotel a dormire perché si ha bisogno di farsi la doccia e ha un costo.